Al termine di un consiglio comunale frizzante, in alcuni frangenti anche abbastanza acceso, passa la linea deliberata al suo tempo dalla giunta municipale, ovvero quella di aderire allo SPRAR. La seduta del consiglio comunale era stata richiesta dal gruppo di minoranza Impegno, che hanno chiesto al presidente la convocazione del civico consesso aperto anche ai cittadini per affrontare la questione legata alla gestione dell'emergenza migranti. Ad aprire il dibattito sono stati i consiglieri dei due schieramenti che hanno espresso le loro opinioni sull'argomento. Noi abbiamo raccolto alcune considerazioni. Noi, come consiglieri di maggioranza del sindaco Francesco Re, manifestiamo piena solidarietà all'adesione allo SPAR. E siamo pienamente solidali con il lavoro che hanno svolto sia il sindaco di Santo Stefano con altri circa 40 sindaci della provincia di Messina, i quali non solo hanno previsto di aderire allo SPAR, ma hanno fatto sì di poter procedere con la clausola di salvaguardia. Ma secondo me qui bisogna fare uno sforzo di estrapolare i propri convincimenti. Innanzitutto abbiamo cominciato questo consiglio comunale dicendo chiaramente che non è in discussione l'immigrazione, il fenomeno, ma questo sistema messo in atto dal governo dell'immigrazione. Questo che cosa vuol dire? Che noi diciamo che al di là dei convincimenti personali siano tutti i cittadini a doversi pronunciare su questa tematica perché questa tematica avrà comunque del risvolto in tutta la comunità. Dopo ampio dibattito con qualche esponente di maggioranza che ha dichiarato apertamente di non essere in linea con il gruppo, ma che poi si è allineato agli altri, il Presidente del Consiglio ha sospeso la seduta per dare la parola ad alcuni cittadini. Anche noi abbiamo raccolto alcune considerazioni. Di un fenomeno che viene descritto come un fenomeno della nostra epoca, ma è semplicemente, tra virgolette, semplicemente ovviamente, un fenomeno che nella nostra epoca sta esplodendo, è un fenomeno che striscia nella nostra società, che striscia alle nostre spalle da almeno 45 anni o addirittura 50 anni. Un fenomeno che politicamente è stato sempre mal gestito e che oggi sta esplodendo nelle mani delle comunità che sono coartate ad accettare una intromissione, una frammistione che non è né voluta né cercata e neanche auspicata dalle comunità stesse. E negli Stati Uniti d'America sono oltre 30 anni che viviamo questa situazione dell'immigrazione di massa illegale o di aiuto, ecco, di aiuto per aiutare le persone. No, 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 non è così. Ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione, qua non si aiutano le persone, qua si creano delle situazioni che avremo anche in questo paese.